Buonasera siciliani e siciliane e bentrovati a una nuova edizione del TG Antudo. Hanno scioperato questa mattina gli operatori del 118 che appartengono al MUD, Movimento Uniti Dipendenti. Davanti alla sede del governo regionale, Palazzo d'Orleans, i lavoratori si sono radunati per un sit-in di protesta. Tante le promesse disattese verso i lavoratori di questa categoria, che in quest'anno di pandemia sono stati in prima linea a fronteggiare l'emergenza. Già la settimana scorsa, quando il MUD ha proclamato lo stato di agitazione, in una nota si denunciavano le terribili condizioni in cui sono costretti a prestare servizio, soprattutto perché molto esposti al rischio contagio. I centri di sanificazione per i veicoli sono infatti ancora carenti in tutta l'isola e agli operatori non viene garantita neanche la mascherina FFP3, sostituita con FFP2 con scritta No Medical. Mascherine che sono l'unica protezione che hanno quando restano bloccati per ore con pazienti Covid a bordo dell'ambulanza davanti al pronto soccorso. L'indennità di rischio, dice oggi in piazza il direttivo regionale del MUD 118, sono percepite da molte figure sanitarie tranne che dal soccorritore. Questa figura lavora rischiando la propria incolumità con mezzi obsoleti. Per noi il rischio di portare il virus a casa è elevato. Siamo i primi ad avere contatti con tutti i pazienti Covid, spesso senza le tute protettive. Ma come abbiamo più volte documentato, la protesta di oggi degli operatori 118 non è l'unica che sta attraversando le piazze dell'isola. Sono tante le categorie lavorative che, a partire da bisogni e rivendicazioni specifiche, stanno mettendo in discussione la gestione della pandemia e della crisi economica e sociale che ne è scaturita. Sempre a Palermo, ieri pomeriggio alle 16, sono scesi in piazza gli ambulanti dei mercati rionali. Si sono riuniti in presidio davanti alla prefettura perché a causa della zona rossa hanno smesso di lavorare senza ricevere sussidi e aiuti economici dal governo nazionale e regionale. Nelle scorse settimane, tra l'altro, gli ambulanti hanno manifestato rivolgendosi al comune di Palermo contro l'applicazione del canone unico di concessione, che comporterebbe l'aumento della tassa per l'occupazione di spazi aeree pubbliche TOSAP e della TARI. Abbiamo figli a casa e non sappiamo come dargli da mangiare. Le bollette arrivano e si devono pagare. Siamo sul lastrico, vogliamo tornare a lavorare in sicurezza, ha affermato Giovanni Felice di Confimpresa Ambulanti Palermo. È questa la richiesta che proviene da quasi tutte le piazze delle ultime settimane. Le istituzioni hanno dimostrato di non essere in grado di dare garanzie economiche ai lavoratori quando tutte le attività vengono chiuse. Vogliono allora che si ritorni a lavorare con il mantenimento di tutte le misure di sicurezza e prevenzione del contagio. La fiducia dei siciliani nei confronti della politica è stata più volte messa alla prova. Continue promesse, sempre disattese. Io con questo chiudo l'edizione di oggi, vi do appuntamento a domani, sempre alle 19, e in replica alle 20 e 21:45 su TVM, al canale 18 del Digitale Terrestre.